e poi chiedigli se gli dà fastidio se mi aggrego anch'io. Ti piacerebbe chiedere questo alla tua ragazza? Digli che ci vuoi entrambi contemporaneamente. Lei non si immagina neanche quanto questa cosa ti ecciti, quanto ti faccia superare la tua assuefazione a lei. Non capisce che guardarla mentre fa l'amore con un altro la farà risaltare in contrasto con il mondo dentro il quale si è mimetizzata da troppo tempo. Sarebbe come averla in un posto nuovo, un posto in cui non si può più mimetizzare e in cui quindi sei di nuovo in grado di notarla. Sei di nuovo in grado di vedere il suo corpo. Tutto questo ti eccita. Sarebbe come entrare dentro di lei per la prima volta. E mentre ti infili nel letto con lei e con l'altro, ti accorgi che stai sorridendo. Fare una cosa del genere, una cosa che sei sicuro nessuno dei tuoi amici ha mai fatto con la propria ragazza. Sì, forse con una puttana. O con una con cui non avevano una relazione, ti fa sentire superiore. È come se tra tutte le persone che conosci sei l'unico che si gode la vita. Benvenuti alla Maleducation. Questa sera parliamo di trasgressione. Grande trasgressione essere fedele a mio marito in tutte le maniere più trasgressive possibili. Il rapporto con mio marito è una cosa bellissima che mi riempie di gioia e mi riempie la vita. Per me è una sicurezza, è un compagno, è una guida e mi abbraccia ogni sera e mi addormento ogni sera dentro il suo braccio. La sessualità con la mia compagna è assolutamente appagante. Lei, direi, è una donna bellissima. Ci siamo ritrovati in tarda età e quindi è stato come riscoprire un certo tipo di sessualità fatta anche di dolcezza. Il letto, come posto dove fare l'amore, non mi interessa quasi per niente, se non come bordo del letto con lei che si mette in ginocchio. Mi piace molto indossare lingerie molto sexy, indossando e sfilando ogni accessorio con molta cura. Scelgo 2-3 stili, metto i vari accessori stessi sul letto e poi faccio le prove. Con mio marito che sta lì a guardare e sceglie. Io con la trasgressione ho un rapporto molto particolare. Ho un grande desiderio che la persona che sta con me possa trasgredire, ad esempio essere presa da un'altra persona mentre fa l'amore con me. Oppure fare l'amore con un'altra persona mentre guarda me. Però questo desiderio di trasgressione si ferma davanti alla realtà. È una cosa che non farei mai e non farei fare mai alla mia donna. La nostra sessualità è un gioco, il nostro erotismo è un gioco, la nostra vita è un gioco. Ci sono giochi di ruolo in cui io oggi posso essere una
tenera, casalinga, che cucina per suo marito. Il giorno dopo posso essere invece una domina, sadomaso, che impone al marito di fare da schiavo. I giochi possono durare settimane, possono durare qualche giorno, possono durare anche mesi. Non sono solo io a recitare una parte, siamo entrambi che recitiamo. Il gioco si fa a due, si fa anche a tre, a quattro, ma tendenzialmente il gioco è tra noi due e per noi due. Già dalle prime immagini Serena ci ha raccontato tantissimo di sé, del suo rapporto di coppia. Il gioco mi sembra sia al centro della sessualità tra te e il tuo compagno. Sì, il gioco richiama l'infanzia, richiama la spontaneità, quindi all'istinto. L'istinto animale che dentro di noi è un istinto in cui la sessualità è predominante. Per cui sì, l'elemento di gioco come scoperta, come per andare oltre, per superare i confini. E per te la trasgressione più grande è quella di essere fedele a tuo marito, nonostante i giochi? Nella mia vita in realtà non esiste la trasgressione, perché la trasgressione si definisce come superamento delle regole. Allora, di trasgressione, perché questo è l'argomento di questa serata, intanto benvenuti alla Maleducation con le nostre amiche e dopo con i signori uomini che ci raggiungeranno. Questa sera parliamo di trasgressione. Esperienze di vita raccontate dalle dirette interessate senza tante reticenze. Noi non vogliamo educare nessuno in materia di sesso, lo stiamo dicendo settimana dopo settimana, vogliamo quasi maleducare, nel senso parliamo liberamente senza problemi. Cosa intendi per trasgressione? Cioè, che cos'è per te la trasgressione? La trasgressione non esiste nella mia vita perché non esistono regole rispetto alle quali trasgredire. Per me quindi trasgredire è semplicemente sentire, dare seguito ai miei istinti, alle mie necessità, alle mie curiosità, mie e di mio marito, quindi della nostra coppia. Perché dai tuoi racconti tu hai sperimentato o sperimenti praticamente tutto, coppia, trio, quattro persone all'interno del vostro rapporto, privé, insomma. Tutto non lo so, spero di no, perché sono alla continua ricerca di nuove esperienze, quindi spero alla mia giovane età di non aver raggiunto il tutto. Sicuramente ho sperimentato molte esperienze che nell'immaginario comune sono molto trasgressive, sono delle fantasie che, come diceva poi Giorgio nel filmato, nella maggior parte dei casi rimangono nelle fantasie. Nel nostro caso no, perché per me la fantasia è erotica e quindi è stimolante solo se ha un elemento di concretezza, di realtà. Che cos'è per voi trasgressivo? Oppure la cosa più trasgressiva che avete fatto? Giulia? Io in realtà penso di essere poco trasgressiva poi in fin dei conti. Magari per la maggior parte delle persone sono molto trasgressiva, ma per i miei parametri personali... Per esempio, a te piace il fetish? A me piace il fetish. È il rapporto tra il dolore e il piacere. Mm-hmm. Il dolore e il piacere spesso coincidono quasi. Cosa preferisci, provocare o ricevere dolore? Allora, il discorso mi piace sia provocare che riceverlo, ma non per questo sono sadomasochista. Cioè, il discorso è che il dolore è bello finché non diventa talmente doloroso da diventare un dispiacere. Esempi pratici. Il confine è talmente labile che è difficile definire perfettamente che cos'è che è dolore e cos'è che è piacere. Per esempio, per chi pratica il bondage. Il bondage è l'arte di legare una donna, ovviamente presuppone che la donna sia legata quasi
come se avesse addosso una sorta di corsetto. Sì. Viene legata, per esempio, con le corde sotto il seno. Di solito questa legatura avviene a corpo nudo. Quindi ovviamente anche la forma che prende il corpo diventa eccitante. È un discorso sia... Fa un po' a bacchetto. Esatto. Poi dipende chi è che è legato, insomma. Una donna molto magra magari non un fa... Un po' arrostino. Sì, può anche fare quell'effetto. Però ecco, il senso è sia estetico, perché ovviamente da vedere è bello, soprattutto su una donna, perché una donna comunque ha delle forme femminili di solito, sia ovviamente in un certo senso sadomaso, se lo vogliamo chiamare Ma così. Ma a te piace legare o essere legata? In generale mi piace molto essere legata, però anche legare ha un suo perché. Una cosa trasgressiva che avete fatto, Elvira, anche a te piace un po' il bondage? No. Ci vorrebbe troppa corda per me e poi il fetish? Sembrerei un calamaro gigante. No, fetish sì. Cosa ti piace? Ma non è colpa mia, è che io incontro gente fuori di testa e quindi mi è capitato. Io sarei quasi normale. Ci ho avuto una storia con un musicista che adorava moltissimo i miei collant, specialmente se li portavo una settimana di fila. E quindi era un appassionato. Io tutte le sere andavo a letto con i collant e poi glieli regalavo. Era un appassionato dei miei piedi, il suo sogno era di stare sdraiato con i miei piedi in bocca. E poi era innocuo, voglio dire, io glielo facevo fare, non faceva male a nessuno. E poi avevo una persona che invece adorava molto che io mi garibaldassi tutta, tipo, è un termine un po' toscano. Garibaldarsi significa mettersi tutte cose un po' particolari, a lui piacevano molto le calze con il giarrettiere, i corpetti molto stretti, Era uno che gli piaceva dare ordini, cioè non mi telefonava, mi mandava una mail e mi diceva io alle 6:05 apri la porta. Poi metti che passava quello del piano di sopra, mi trovava a me, tutta vestita di rosso. Ma era divertente però, dai. Sinceramente io ne sento un po' la mancanza di queste cose. Quando mi capita il matto scatenato sono sempre un po' contenta. O sarà la mia debolezza? No. E chi vuole raccontare la sua trasgressione? Debora. No. Io tutte le volte che a secondo il mio desiderio, il mio piacere, non mi sento trasgressiva. Mi sento trasgressiva se ripeto un'esperienza che non mi è piaciuta e lo faccio per assecondare. Perciò se so che a una persona con cui sto può piacere qualche cosa che a me non soddisfa, trasgredisco me stessa e la eseguo. Sì, questo sì. E poi ci sono state delle fasi della mia vita molto sperimentali, dove ovviamente l'esuberanza sessuale è tale e tanta che prescinde assolutamente il genere, per cui ho avuto delle amiche con le quali ho fatto molto sesso, perché mi piacevano, erano donne, erano belle e c'era un momento di vitalità erotica che non escludeva completamente il fatto che fossero donne o uomini. E con queste amiche poi a catena si sono create delle situazioni dove abbiamo coinvolto anche altre persone, la maggior parte degli uomini non reattivi e terrorizzati. E noi invece sempre come zoccolo duro andavamo avanti con il nostro duo, cioè, hai capito? A martello pneumatico. Esattamente. Ovviamente quando uno parla di trasgressione bisogna anche capire che cos'è la trasgressione, cioè qual è il limite entro il quale possiamo dire questa cosa è trasgressiva oppure no. Forse un po' dipende dalla propria percezione. Abbiamo fatto questa domanda a Olivero Toscani, che di trasgressione ne sa e ne capisce e l'ha sempre messa all'interno della sua arte e delle sue fotografie. Oliviero. La trasgressione appartiene all'arte e la trasgressione aiuta lo sviluppo culturale dell'umanità. Senza trasgressione ci sarebbe solamente riflusso e mancanza di cultura. Quindi la trasgressione è un'energia importantissima. Trasgredire nel sesso a cosa? Con il consenso ci può essere qualsiasi posizione, qualsiasi posto, qualsiasi modo, qualsiasi possibilità, qualsiasi fantasia, qualsiasi creatività, qualsiasi orgasmo, qualsiasi... E ben venga qualsiasi. Il sesso è un'arte che non è solamente fisica. Bisogna... Nel sesso appartiene l'ironia, il saper fare, il saper guardare, soprattutto c'è tutta la parte sorprendente che magari non è neanche contatto fisico, ma c'è tutta una parte di sorpresa, di spiazzamento, di
improvvisazione, di non, il non saper fare, il poter sbagliare, il poter mettere in discussione, il poter ricominciare da capo, di dire no, guarda, non è così, adesso ti faccio vedere, e poi non fai vedere niente. Però è, deve essere costantemente una sorpresa. Allora, Olivero avalla tutto quello che ha detto Serena prima. Vale, mi dico, tutto. No, sono un talento artistico eccezionale. Sei un'opera d'arte, sei una geisha. Le geisha erano, sono considerate un'opera d'arte vivente, perché lavorando sul corpo, sulla bellezza, sulle movenze, sulla danza, sulla musica, sull'arte di servire, di fatto sono opere d'arte viventi, come dice Olivero Toscani. Condivido in pieno come, diciamo, la trasgressione come forma di sviluppo artistico ma anche personale. Io sono cresciuta, sono maturata, mi sono formata come donna in quanto, diciamo, ho iniziato a svilupparmi eroticamente, quindi trasgredendo quelle che erano fino allora le mie regole. Le tue regole. Vorrei dare il benvenuto anche alla sezione maschile della Maleducation. Tyler, Tommaso, Giorgio e Paolo. Buonasera. Io partirei da Giorgio, visto che sei protagonista insieme a Serena della trasgressione, e tu nel filmato dicevi mi piacerebbe trasgredire, avrei questo desiderio, però di fatto non lo metto in pratica. Perché ho paura che quando tu poi lo metti in pratica con la persona con cui tu stai insieme, poi ritornando alla realtà di tutti i giorni, cambi veramente il rapporto con la persona, quindi rimane una fantasia. Ho paura, ne ho viste troppe di storie che poi ci sono rovinate. Credo che sia pericoloso, perlomeno per quanto ne penso io. Per te, che cosa, qual sì. è la tua trasgressione? Trasgressione, potevo andare, fai conto, una sera a un privé. Io purtroppo ci sono andato, è stata un'avventura tragica e quindi non, purtroppo non. E io ero debuttante totale, neofita. Sì, non sapevo assolutamente quello che poteva succedere dentro. Mi si avvicina questo proprietario di privé, io gli domandai che cosa succede, no? Questo è il romanesco a riccè, ho i capelli ricci, ti preoccupa, fra un po' uno parte e inizia la festa. E quindi aspettavamo 20 minuti, allora, poi di tutta la serata con 100 persone, da chi va il proprietario, mi guarda e mi dice, oh, Ricci, non so perché, ma quella lì ha scelto di cominciare con te. Quindi io mi sono sentito subito. Questa signora che si chiamava Yolanda, che è un nome romano un po' così. Vogliamo abbiamo salutare anche Yolanda. Ciao Yolanda. Ciao Yolanda. Chissà se si ricorda, abbiamo cominciato. E Yolanda, avete cominciato cosa? A ballare lì, ah. E ci guardavano tutti. Tutti avevano capito che noi eravamo l'inizio di quella serata. A parte che Yolanda mi porta in uno di questi camerini, mi butta sul letto, mi apre la camicia e lei era tutta ghepardata. Prende la camicia mia e la butta in testa a due che stavano a guardare da una finestrina, quindi io, per me è stata una cosa allucinante, e tutti quanti cominciavano a guardare. Quindi io ho fatto, Yolanda, purtroppo per quanto riguarda la mia trasgressione finisce qui. Mi sono alzato e altri 20 si sono buttati su Yolanda. Questa è stata la mia avvertura, che tu capisci, Elena, da non ripetere, perché voglio dire, certo, una minima di ansia da prestazione, esatto, ti può venire in un contesto così. Le persone che guardavano, ho pensato forse. Tommaso, sei un uomo che trasgredisce, qual è la tua trasgressione? Ma non lo so, io quando si parla di queste cose mi sento sempre un po' vecchiotto, nel senso che, però insomma, adesso volendo provare a dire cosa ne penso io, cioè che concezione ne ho, direi che c'è una fetta che è quella che è stata, mi è sembrato prevalente un po' in quello che ho sentito, che è quella appunto legata all'esagerazione, agli eccessi, chiamiamoli così, no? Soprattutto nelle evoluzioni, no? Oppure nell'immagine, eccetera. E poi c'è un pezzo che invece secondo me è legato proprio all'essenza del desiderio, che non è tanto quello che avresti voglia di fare che non sei capace di fare, perché quello rimane, come diceva lui, sulla carta, no? Poi magari quando ti ci misuri non... Ma è, per esempio, che ne so, desiderare qualcuno che magari non è politicamente corretto desiderare, per questa esempio. È la tua trasgressione un po'? Non lo so, beh, sicuramente lo è stata in un certo periodo, quando proprio ero ragazzino. C'erano le fidanzatine dei miei amici, che, per le quali non so io se succedeva proprio per caso che mi piacevano e che le inseguivo. Se dovessi pensare, ecco, se la mia donna mi chiedesse questo, sarebbe una trasgressione che magari accetterei volentieri. Non lo so, se mi chiede di essere guardata mentre fa l'amore con un altro, voglio dire,
ascolterei, ci scherzerei sopra, ma non credo che prenderei nemmeno in considerazione, cioè ne parlerei come di uno scherzo, insomma, non faccio, è uguale al contrario, eh. Ma questo per dire che quel tipo di trasgressione non mi attrae per nulla, no? Quindi farlo sarà con perché più persone, farlo in tre, in quattro, uno scambio di coppia. Non ho mai avuto nessun tipo di pensiero, ma non ho neanche pensato, ma come sarebbe, chi lo sa? Non lo so. Quindi la normalità, fatta bene. E invece per gli altri uomini, Tyler, la tua trasgressione? Devo andare nel passato, nel senso che per me trasgredire era fare l'amore in un centro yoga mentre c'era un gruppo di gente che faceva una meditazione di 24 ore in una sala e io stavo in uno spogliatoio con la mia ragazza e facevamo l'amore. Oppure nella mia adolescenza che stai su in mansarda con la tua donna e parli con tua madre che sta al piano sottostante e intanto tu stai lì che insomma fai le tue cose e però con la voce fai finta che... Però avvicinandomi all'età che... Tyler! Esatto. Tyler! Io non sento che c'è più l'elemento della trasgressione, nel senso che ci sono le cose che voglio fare e che sento che mi fanno stare bene e le cose che non voglio fare e che non mi fanno stare bene. Invece Paolo? Paolo. Dove la collochiamo la trasgressione nella tua sessualità? Da single e da super giovane sono stato oggetto di trasgressione, cioè facevo l'altro, capitava insomma. Quindi cioè l'altro... Venivo cooptato dalla ragazza appena rimaneva sola e mi diceva mi piaci, voglio... facevo l'altro. Sentiamo un po' le fanciulle, per esempio, Ulia, a te piace fare sesso in tre. Sì. Quindi tu, lui e un altro. Ah, maschio. E come è articolato il sesso in tre? Beh, per me era una fantasia da una delle tante mie fantasie erotiche. E la prima volta in assoluto mi è stato chiesto di essere un regalo di compleanno. Un regalo di compleanno? Bene! Sì, per un amico del ragazzo che frequentavo. E il festeggiato è stato legato a una sedia, denudato dal mio amico e legato a una sedia. E io potevo scegliere di farlo partecipare o meno. Lui bendato, nudo. Bene. E io mi sono sentita di coinvolgere questa persona. E come l'hai coinvolto? Quella è la prima cosa che gli hai fatto fare. L'hai slegato? E niente, l'ho coinvolto nel rapporto, l'ho baciato, l'ho leccato, l'ho coinvolto nel rapporto. Quindi con due uomini come gestisci questa doppia... Gestisci che... Cioè la donna ha un sacco di spazio, di possibilità. E... Niente, io sono una cultrice del sesso anale, mi piace, ho la bocca che ho, quindi amo il sesso orale. E... Quindi li gestisci, sono solo due, cioè magari 5-6 è ingombrante, però... Tu dici, fino a due ci arrivo. Fino a due, sì. Qualcuno ha relazioni a tre con invece due donne e un uomo? Deborah. Sì, sì, mi è capitato di fare l'amore con una mia amica e un uomo e finiamo sempre, io e lei, per spassarcela moltissimo e l'uomo per restare... Perché in realtà se per me la situazione è allargata a tre, io ho una preferenza per la donna, altrimenti vado solo con il mio compagno. Tu sei? Io sono eterosessuale, se penso alla mia vita sentimentale è con un uomo. Però la mia sessualità è più larga. Ma c'è una componente visiva, nel senso, siete in tre nel letto, tu, la tua amica e un uomo. Poi è bellissimo perché lei, la terza la chiama l'amica e l'uomo lo chiama uomo. Neanche amante, uomo. C'è una componente visiva, magari il fatto che lui guardi voi è una cosa che ti può eccitare? Guarda, ti dico di no. Ma cosa questo fate? Lo escludete? Si auto-esclude ad un certo punto, si rende conto cosa che... Fa? Vabbè, niente, poi sta lì, guarda, si masturba, chiede se lo lecchiamo, però insomma è escluso. Poverino. Ma come è stato a fare questo? No, sì, no, per saperlo. Che c'è a fare? No, così per sapere perché viene. Serena? Serena, tira un po' su perché Serena? Guarda che quell'uomo... Sì. No, io mi è capitato di farlo a tre, anche a quattro, sia con uomini che con donne. Cosa ti piace
del triangolo, parliamo di rapporti a tre, con due uomini cosa ti piace? Triangolo con tu, un'altra donna e il tuo marito. Dell'uomo mi piace perché, condivido quello che diceva Giulia, ti soddisfa, dà attenzione e piacere a diverse zone del tuo corpo. E per me è fondamentale la penetrazione, ma è fondamentale anche il sesso orale. Quindi, il connubio tra la penetrazione da una parte e il sesso orale dall'altra per te è sì, per appagante. Me è molto appagante, molto, molto soddisfacente. Mi piace molto andare anche con due donne, ma lo vedo come un preliminare. Con una donna è bellissimo, è molto sensuale, molto, molto eccitante, stimola la componente voyeuristica, quindi sì, il vedersi, specchiarsi, provare delle sensazioni diverse da quelle che ti può dare un uomo, però per me è comunque un preliminare perché non ci può essere penetrazione o fine in fondo. Magari anche un momento per tuo marito, il fatto di dare piacere, di dare uno spettacolo. Di dargli uno spettacolo. Attraverso lui ho imparato a estraniarmi, a guardarmi attraverso i suoi occhi e quindi piacermi. Io ero assolutamente timida, non mi guardavo in alcun modo, non trovavo alcun piacere, anzi mi dava fastidio sapere che c'erano la luce accesa piuttosto che uno specchio in giro. Adesso, siccome mi guarda attraverso i suoi occhi, sono diventata esibizionista perché mi vedo attraverso i suoi occhi e sento l'effetto che ho nel diventare un oggetto sessuale sublime. Allora, di rapporto a tre o a rapporto più allargato, ma anche di scambio di coppia, parleremo tra poco qui alla Maleducazione. Vi aspettiamo, restate con noi. Bentornati alla Maleducazione, come tutte queste serate stiamo parlando di sesso, lo facciamo attraverso le esperienze di ognuna di noi e di ognuno di noi e vorremmo farlo anche con voi, vorremmo scambiare queste esperienze e lo possiamo fare attraverso il nostro sito www.lamaleducazione.la7.it nello spazio Pensieri Stupendi, potete scrivere, potete leggere, potete fare domande, potete rispondere, potete insomma un po' mettervi a nudo, semplicemente leggere. Ci eravamo lasciati pochi minuti fa in un momento in cui stavamo parlando di rapporti allargati, quindi rapporti a tre, il famoso triangolo. Dorota, sul triangolo, cosa mi dici? A proposito, vorrei dire che ultimamente la mia più grande trasgressione è partecipare in questa trasmissione. Davvero? Che parliamo, non facciamo nulla, però è per me una trasgressione comunque. Tu hai avuto un rapporto a tre, la consideri una trasgressione oppure una normale routine? Per me era veramente trasgressione, perché ho fatto una volta sola nella mia vita e poi non è stata ripetuta, è rimasto lì, bellissimo ricordo. Ti è piaciuto? Sì. Ti sei divertita? Sì, allora ho cominciato così che io ho avuto questo amico, quale era giovane ragazzo, che lo adoravo, lo baciavo, lo abbracciavo e basta. E un giorno, una sera, anzi, mi ha invitato a casa sua per presentarmi un suo amico. E, insomma, stiamo seduti in un divano, abbiamo parlato di cose, non mi ricordo bene. A un certo punto io guardo così, vedo la mano, ma guardo una mano diversa del mio amico, era la mano dell'altro amico suo, no? Quindi lì proprio sono stata molto sorpresa, molto, però devo dire anche molto eccitata, sono molto, era una sensazione nuova per me. Io ho fatto la domanda, ma come mai, insomma, perché mi avete invitato lì, qui, così, no? E mi hanno risposto, lui è mio amico come un mio fratello, quindi come me, insomma. Ma insomma in quel momento io proprio non ero pronta a superare questo limite e quindi è finito lì, però dopo un po' di Dorota, stiamo pendendo dalle tue labbra. Dopo un po' di tempo ho chiamato io, loro due, e sono arrivati pronti. Cosa mi hai detto, scusa?
per curiosità. Tanto non dovevo dire tanto, l'ho invitato e loro sono venuti, non mi ricordo, non c'era molta... e quindi non sono venuti, e mi ricordo che comunque ha fatto questo intango, intango si chiama panino. Panino? Panino, sì. Sandwich. Aspetta, e tu che cosa dire... eri? Eri pane o eri formaggio? Da che parte stavi? Allora, io ero, mi sembra, prosciutto. Uno era panino, l'altro era contorno. No, e insomma, avevo avuto relazione più completa con uno di loro, l'altro era contorno, insomma, era molto più dolce, quindi era, insomma... Solo con uno il rapporto completo, sì. Con l'altro invece... Sì. E poi è finito molto carino, nel senso che noi tutti e tre siamo messi sul letto, io al centro, uno da una parte, uno dall'altra parte, e cominciavamo a ridere come matti. Ah. Finito così. Non l'hai mai più sperimentato? No, più mai, perché... E come dire, mi sono tolta uno sfizio. Uno sfizio, esatto, e poi basta. Elvira, tu hai detto che non hai mai avuto un rapporto a tre. No, nemmeno a quattro. Ma ti piacerebbe? Però ci stavo pensando. La curiosità naturalmente c'è sempre. Però mi domando, ma non è un caos totale? Chi comanda? Cioè, voglio dire, quattro persone sul letto che fanno sesso. Non c'è anche delle volte magari un incasinamento dei ruoli? Voglio dire, ci deve essere un minimo di ordine, oppure vi buttate a cacciara? Cioè, non riesco a capire che cosa c'è di sensuale. Mi sembra che la domanda sia riferita direttamente a Serena. No, perché a me mi ha Serena, quali sono i ruoli? Quali sono i ruoli? Rispondo alla domanda su chi comanda. Comanda il desiderio. Ma chi ha il desiderio più forte? No? Cioè, voglio dire, se un uomo vuole stare con te, due uomini vogliono stare tutti e due con te, quella che fa? Si mette così e fa, ci sono io? Cioè, voglio dire, è talmente lontano che non riesco a capire. Può capitare nella durata di un amplesso con più persone, può capitare che tu al momento sei fuori dall'atto principale, ammesso appunto che ci sia un solo atto principale, non ce ne siano... diversi. Nella sessualità allargata il voyeurismo è fondamentale, il veder, guardare comunque altri, non solo partecipare, è l'elemento che fa mantenere l'eccitazione e la sensualità anche non partecipando attivamente. Senti, vedo Tommaso che si agita tutto. Tommaso è molto preso. Tommaso, visto che siamo partiti anche con te, dicevi non ho delle grandi trasgressioni, ascoltando... Non ho veramente sentito parlare di trasgressione. Cioè, Tyler ha detto una cosa all'inizio che è passata un po' così e mi è sembrata interessante, no? L'elemento costitutivo della trasgressione è appunto il superamento della regola. Sì. Io qua ho sentito tantissime varianti, più o meno interessanti, di far l'amore, in un modo, no? L'elemento della trasgressione vero che io vedo è invece quello del tradimento. Cioè, il tradimento è una regola che si infrange. Se è tradimento, e qui non parlo tradimento, di, trasgressione. E qui non parlo solo di. E dico che la trasgressione, mentre noi abbiamo parlato di desiderio, qua, la trasgressione non è detto che sia per forza desiderabile. Mentre noi abbiamo parlato, qua tutto sommato, abbiamo espresso ciascuno il suo modo. Tommaso, per me, un rapporto a tre è una trasgressione, perché è una cosa che nella mia concezione. Lo sarebbe. Mi stranisce. Quindi ascoltare. Invece la semplicità con cui viene raccontata da chi la esercita tutti i giorni è interessante. Però si esprime. Cerchi di capire dov'è il tuo limite e dove potrebbe essere il limite di un altro. Sì, però... Per esempio, Serena diceva la mia trasgressione è la fedeltà a mio marito. Quindi nella vasta gamma delle possibilità sessuali, la cosa per me trasgressiva è sperimentarle tutte insieme a mio marito, condividendo questa cosa. Perfetto, infatti non tradisce. E infatti non tradisce. E non trasgredisce. Sentiamo Giorgio. Io vorrei dire, per dare ragione a Harrison Ford, sì, che la vera... Non c'è ragione o torto, vabbè, Giorgio, ci sono esperienze. Io la penso come lui, perché proprio dall'unica vera trasgressione, diciamo, che io ho fatto reale, che è stata con due donne,
In realtà non è stata una vera e propria trasgressione, anche tecnicamente, perché io ho cominciato con queste due ragazze bellissime. Era una sorpresa che mi aveva fatto una di queste ragazze. Al di là dell'inizio, in cui tutte e due magari ti leccavano all'inizio, poi dopo diventa un problema, perché io ho cominciato piano piano a baciare una, mentre l'altra mi tentava di baciare, chiaramente io parlo, voi ridete, però in realtà è vero. Poi a un certo momento ho cominciato a fare prima l'amore, ho iniziato a fare l'amore con un'altra, poi l'altra mi ha tolto e ho continuato con l'altra. Continuando con l'altra, ho finito con l'altra, chiaramente, perché poi è aumentata l'eccitazione. Alla fine io non so se quell'altra ragazza in realtà abbia fatto una trasgressione o se io ho fatto una trasgressione. Se tu ci pensi, anche tecnicamente, che trasgressione è? Ecco perché ha ragione lui. La vera, come io questo di Serena, anche io una volta mi sono trovato con 4-5 amici che facevamo 4 con altre 4. Com'è andata? È che a un certo momento, non sapendo più che fare, io mi sono messo a dire facciamo le figurazioni delle statue. Abbiamo fatto quelle di Fontana de Trevi. Perché non riuscivamo, sì, uno si è messo di lato, perché diventa anche difficile, veramente. Io sono d'accordo con lui, io non riesco. Giorgio, posso fare una domanda? Ma come fai? Perché a un certo momento stavamo in 5 ragazzi e 5 ragazze, tutti contro tutti, non si capiva più niente. A un certo momento io ho cominciato, ragazzi, vogliamo rifare le fontane di Piazza Esedra? E ognuno faceva una... No, non sto scherzando! E allora, in quella maniera, era più divertente, ma no, ma perché... Ragazzi, gestire... E hai mantenuto l'erezione, sì, facendo le figurazioni di Piazza Esedra? 5 contro 5, c'era questo amico nostro, Bassetto, che si toglieva sempre da sta figura che doveva fare quello che sosteneva e si buttava su una bionda e cascava la statua. Era un momento drammatico, perché nessuno... Veramente tutti contro tutti, perché 5 contro 5. Io non la vedo come cancello. Trasgressione. O qua... Già 4 è un po' difficile. Voglio dire... Sono d'accordo con, a parte gli scherzi, con Harrison, la penso come lui, perché per esempio la sua trasgressione è veramente vestirsi da Harrison Ford, non si fa con Tom West, al di là delle battute, è il tradimento sì, che è una trasgressione, cioè trasgressione è andare oltre i limiti. Posso? Che è un'altra allora, cosa. Allora vediamo ancora parte del vostro filmato e poi torniamo su questo argomento che mi sembra... Sì. Ha bisogno ancora di un po' di parole, vediamo. La prima volta che ho visto mio marito fare sesso con un'altra donna, non riuscivo a capire come mai mi sembrasse normale. Non ero gelosa. E poi ho capito che non mi stava tradendo perché stava avendo un rapporto con uno strumento di piacere. Un bello strumento di piacere. Esattamente come io usavo la stessa donna o usavo altri uomini come strumenti che si aggiungono alla nostra sessualità. Sono papà di due figlie bellissime, di due madri differenti, perché sono stato due volte sposato e due volte divorziato. Sono sempre stato con donne molto belle. Ho anche avuto delle relazioni con due, tre donne nello stesso periodo. Sulle trasgressioni mi piace fantasticare, ma non ho voglia di realizzarle. Per noi l'erotismo è anche un modo di vivere il rapporto con se stessi, il rapporto anche con la nudità, col proprio corpo, che è sicuramente privo di tabù. La mia sessualità è normale, non c'è nulla di trasgressivo, non c'è nulla di anormale, non c'è nulla di imposto. Quello che mi piace dire della mia sessualità è che è in continua esplorazione. Mi definisco una ricercatrice. Per molti però sicuramente una sessualità allargata anche a una dimensione esterna è comunemente intesa come una trasgressione. Io
Io ancora oggi non riesco a capire le ragioni del mio successo con le ragazze, perché francamente non mi vedo assolutamente bello. Quando poi le conquisto, quello lo posso capire, perché io do tutto sessualmente. Credo che nel mio caso le dimensioni del pene siano sicuramente importanti. Anche se ho scoperto però che la maggior parte delle ragazze con cui sono stato cercavano in me la tenerezza. Credo che una cosa fondamentale nello scoprire il sesso sia la curiosità. Quando ho conosciuto mio marito, ho confessato a lui di voler baciare una donna. Baciare una donna è una cosa bellissima. Accarezzare la pelle di una donna mi ha aiutato tantissimo anche a scoprire quelle che erano le mie potenzialità. Non credo che ci siano molte persone come me. Non credo ci siano molte persone come noi, in realtà, perché nella vita io sono un noi di coppia, soprattutto la mia sessualità, il mio erotismo è una sessualità, un erotismo di coppia. Quanto conta la gelosia all'interno di una trasgressione, come potrebbe essere il rapporto a 3, a 4, a 5? La gelosia, il fatto di tradire il proprio compagno o di tradire la propria compagna? Katharine. Allora, mio transgressione, sì, lo vuoi chiamare quello, successo che io ero con uno, innamorata, sentito che lui andava con tantissimi altri, l'ho scoperto, e un decisione mio di ripicchio era d'andare con suo miglior amico. Bene. Davanti a lui. Beh. E è successo, io mi ricordo bene bene sua faccia, molto non contenta, diciamo, però io mi ricordo che era una cosa di potenza che mi ha fatto una gioia in un senso strana, perché ho fatto proprio a posto come un ripicchio. Era un tradimento sotto gli occhi del tuo compagno. Sì, e lui mi sa che, non mi ricordo tanto tanto bene, ma era così vicino. Non avevo nemmeno la forza di entrare, perché ero così, rimasi così un po'. Era interessante. È interessante. Sì. Invece lo scambismo è una trasgressione? Serena, come funziona? Cioè, tu l'hai fatto spesso? Mi capita di frequentare dei club privé molto limitatamente, parlo di 3 volte l'anno. Club privé o feste? Perché sono due cose diverse. Il club privé è uno spazio nascosto dove puoi fare delle cose, le feste invece sono dei ritrovi collettivi condivisi dove vai e trovi persone che hanno desiderio di scambiarsi a vicenda la sessualità, quindi puoi non fare niente, farlo da solo, farlo in 5, 6 o 7, solo guardare, solo toccare, giusto? Sì, sì, non sono mai stata a una festa privata, mi piacerebbe andare, ho sentito di alcune feste molto alla Ice White Chat, quindi molto esclusive e inebrianti, e sono molto curiosa, spero, ecco, nel mio percorso di crescita e di ricerca, spero di arrivarci, non mi è ancora capitato. Allora ti porto un regalo da una festa di questo genere. Vediamo chi mi può aiutare in questo. Allora, dammi una mano. Tienlo così. Tienlo così. Tienlo così. E ovviamente uno anche per te, perché... Guarda, uno lo do anche a Elvira. Questo me lo sono fatta mandare da un'amica che frequenta spesso questi party. Sono feste molto eleganti, ci sono i camerieri, ci sono le ragazze che ti accolgono, sono tutti vestiti a tema rispetto alla festa per come viene organizzata, e c'è un cameriere spesso che passa con queste piccole pastiglie, poi passa con una brocca con l'essenza. E tu, quando sei occupato a fare sesso, magari non hai tempo e voglia di spostarti da quella posizione, lo chiedi.
Questa pastiglia si potrebbe dire ha un'erezione. Cosa faccio io le pastiglie, guarda. Potete aprirla. Apila, svolgila. Una salvietta. Sono delle salviette. Ah, quelle che è un piccolo gesto, però chi ce le ha portate ha detto che è una cosa molto erotica, perché rende lo scambio, l'orgia, l'atto che si sta facendo in quel momento, gli dà una certa eleganza, perché puoi calda. Asciugarti, puoi... Ovviamente passano con l'acqua la calda. Anche al ristorante cinese, comunque. Sì. Non ma c'è però è una cosa orientale. Però la gestualità... Pensa solo se sbaglia la scambio per una caramella, quella sarebbe una cosa da tragedia. No, è una cosa orientale. Io ho avuto la gestualità è molto erotica. Io ho avuto un amante che dopo amava molto la salvietta calda a fare le pulizie di Pasqua. Amava molto. Mi ha insegnato lui, perché lui ha vissuto molto in Oriente. Dopo, a lui piaceva molto che si facesse le pulizie di Pasqua con una bellissima salvietta bella, tutta calda, che io tenevo in un posto particolare dove c'era il bollitore. E da allora c'ha un nome questo metodo, perché lui era un attore famoso e io lo chiamavo, alle mie amiche ho insegnato a tutti, questo famoso metodo Van Damme si chiamava. Ormai per tutte. Il metodo Van Damme. Sì, però torniamo al privé. Quali sono i codici di comportamento? Cosa succede? Il privé è un luogo in cui comunque si va a fare quello che si vuole. E nel quello che si vuole c'è un rapporto a tre, a quattro, ma anche un non rapporto. C'è un guardare o esibirsi, oppure non fare niente. Quindi nel club privé la maggior parte delle persone vanno per vivere un'esperienza trasgressiva di sesso. Però può tranquillamente capitare che non si faccia sesso. Come fai come fai a comunicare all'interno di un privé il fatto che la persona che ti si sta avvicinando non ti piace? Cioè c'è una cosa c'è particolare? Un codice di comportamento sono gli stessi codici che noi applichiamo nella vita normale. C'è una persona che ti piace, un uomo, una donna, la guardi, le sorridi. Se questa persona risponde al tuo sorriso, al tuo sguardo, si avvicina, fa una battuta oppure si avvicina con una carezza, si prosegue. Altrimenti, se alla tua battuta, al tuo sorriso, educatamente sorride abbozza. E ti dà le spalle, evidentemente quella persona non ha piacere a continuare il gioco con te. Io sarei curiosa di sentire l'odore di questi posti, sentire tutti questi umori e respiri di persone che si toccano, che si accarezzano, che fanno l'amore. Frequento dei luoghi molto esclusivi in cui l'igiene è d'obbligo, dei luoghi, dei divani, dei letti, dei posti a disposizione per fare sesso. In molti posti ci sono delle piscine, ma assolutamente vietato fare sesso, almeno nei club che frequento io, perché l'igiene prima di tutto è la gradevolezza del posto, quindi anche la gradevolezza degli odori. Anche tu ci sei stata, Dorota? Allora, io sono stata... dappertutto. Proprio per caso, perché è successo così. Una sera gli amici mi hanno invitato ad uscire, per fortuna con un'amica. E allora ci troviamo in questo posto, che mi piaceva anche molto. Ho detto, che bel posto, molto accogliente. E ho incontrato poi il padrone di questo locale, che era anche un attore... E mi spiegava, tu lo sai dove sei? E io ho detto, sì, mi piace questo posto, sì. Lo sai che sei un club privé? Ah, privé, sì, privé, siamo un posto privilegiato allora. Proprio non avevo capito dove mi ero trovata. Pensavo che è un posto dove è un locale, che c'è un posto riservato. Quando hai capito di essere in un club privé, come ti sei proposta? E insomma, infatti ero vestita molto sobria, non come oggi, con una maglia Dolce Vita, quello alto, sì, con jeans. E infatti io vedevo questi sguardi un po' strani che mi guardavano. Io ho detto, che hanno da guardare qui? Sono tutta coperta. Allora sono sentita un po' strana. No, dopo... che tutti gli altri hanno pensato che tu fossi travestita. Che tu fossi travestita da... Posso dire una cosa, però? Sì. Probabilmente non era un club che aveva l'ambizione di essere privé, ma non lo è, perché è assolutamente bandito il pantalone, a maggior ragione il jeans, a meno che non sia un pantalone di quelli
scoperti fuori. Ero vestita normale con jeans e poi quando ho saputo che era questo club privé mi ero molto arrabbiata perché gli amici come mi hanno voluto fare uno scherzo, non lo so che cosa, allora mi sono arrabbiata. E dopo un po' sono andata via, però un pochino sbirciato perché ero curiosa e ho visto una signora insomma, che praticava il sesso con, insomma, con delle persone intorno che guardavano, quindi allora magari... Allora, la prossima volta che ti capita i tuoi amici ti portano in qualche club strano che non conosci ti consiglio di indossare una maschera perché... In molti club privé, in molte feste, si porta la maschera, si indossa la maschera per non farsi riconoscere. Può essere un tema della serata e in molti casi lo è, quello di essere, ecco, di non essere un viso, nel senso di non essere una persona, una professione, un'età, ma essere un corpo a disposizione degli altri. Significa che offri il tuo corpo, non offri il tuo viso, le tue parole. E su questo mi verrebbe da dire, ci vediamo tra poco. Bentornati alla Maleducazione, uno spazio dove si parla di sesso, dove ci si confronta senza dottori, senza psichiatri, senza esperti di nessun genere, ma semplicemente si mettono insieme le esperienze di ognuno di noi. Cosa che tra l'altro ci piacerebbe continuare a fare con voi che state guardando attraverso il nostro sito internet www.lamaleducazione.la7.it. C'è uno spazio, un forum di discussione, pensieri stupendi, dove vi aspettiamo numerosi e numerose. Questa sera si sta parlando di trasgressione. Ne butto una. Sesso con uno sconosciuto o con una sconosciuta? Giorgio. È successo una volta. Stavo in un albergo, spiaggia, arriva una ragazza, molto bella, mora, bellissima, scura di carnagione, sguardi, incredibile. Poi a un certo momento, è stata meravigliosa, una sorta di danza. A un certo momento ci siamo guardati, io mi sono alzato, veramente incredulo fino all'ultimo momento, e lei si è alzata, sai quando quelle cose, veramente mi è capitata una sola volta, incredibile, siamo andati su, cioè lei mi ha, io sono andato verso la camera e lei mi ha seguito, è avvenuta questa cosa bellissima, è finita, poi ho finita questa cosa, gli ho chiesto il numero e lei bravissima mi ha dato, ancora non mi dimenticherò mai, un bacio, poi ha messo il dito sulle labbra e ha detto non te lo do perché rovinerebbe tutto. È stata effettivamente una cosa, un mistero. Bello. Un mistero su cui io intanto ci ripenso. Ringrazio bello. Tantissimo. Eccitante? Sì, molto, molto. Era molto bella, onestamente molto bella. Molto bella, giovane, quindi, ma neanche troppo, diciamo sui 26-27 anni, quindi non giovanissima. No, offeso, ragazzi, 26-27 anni, non giovanissima. Sì, 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 ragazze, siete autorizzate a togliervi la scarpa e a tirargliela. Comunque, fate dire, pure. Una, no, già l'ho detto, che per me non esiste questo. Però, voglio dire, è stata veramente una cosa a cui oggi, a distanza di parecchi anni, non saprei dare una spiegazione. Allora, se vai in libreria o dal giornalaio e giri la testa verso i libri erotici, i libri rosa, i libri... sono diverse le categorie... Questa è una delle fantasie, le trasgressioni più condivise dalle donne. Sbaglio oppure no? Gamei. Un po' di anni fa, quando ero un po' più giovane di adesso, era estate, e a un certo punto passa un ragazzo bellissimo. Ci scambiamo degli sguardi. Poi io, come dire, all'inizio sono una persona abbastanza timida, come dire, però ricambiavo questo sguardo, lui si è avvicinato, ha detto qualcosa e poi abbiamo iniziato a parlare un po' in inglese e dopo un po' è scattata questa attrazione fisica molto forte, però chiaramente erano quelle situazioni dove ti lasciavi andare, però poi ti dovevi riprendere, no? Perché comunque dovevi darti un contegno, perché non è che ti potevi buttare sopra una macchina, perché istintivamente... Onestamente hai pensato, ho fatto la ceretta... Ho su un completino carino, mi sono sciacquata, perché io credo che sia il pensiero di molte donne. Quando tu pensi a fare un sesso con uno sconosciuto, dici, beh, mi piacerebbe anche questa cosa, però se mi capita, starò
Ma in realtà sarò perfetta per quel momento. Non ci ha pensato proprio, non ha pensato a... Quindi mentalmente ci hai pensato, ci puoi pensare ora, ora invece lì no. Lì per lì no, perché ero completamente rapita dalla situazione. E alla fine lui mi chiede di andare in albergo. E tu? E tu che gli hai detto che a me? Io sono andata in albergo. E poi lui mi ha chiesto di devi vederci. Ma come... È stato bello. Però per me era una cosa che... era circoscritta a quel momento, quindi non ci poteva essere un dopo. Ma la relazione com'è stata? È stata soddisfacente, come... Soddisfacente e basta. Vabbè, è stata bella, sono... è stata cosa una bella ti ha fatto? Cosa hai fatto tu a lui? Beh, abbiamo avuto un rapporto sessuale completo, con rapporti orali. Avete parlato? Pochissimo. Ci guardavamo molto e ci sorridevamo molto. Sessualmente hai fatto qualcosa di diverso proprio perché era uno sconosciuto? Sì, avere, che cosa? Avere un rapporto orale. Nel senso, se io dovessi approcciare con qualcuno una sera e decido che voglio avere un rapporto con questa persona, raramente io mi do al rapporto orale, perché per me è una cosa molto intima. In quella situazione lì, decidendo che non l'avrei più visto, ho deciso che me lo potevo vivere, che lo potevo fare, perché tanto il giorno dopo non l'avrei visto. Quante condividono o hanno condiviso qualcosa di simile? Ma il fatto che con lo sconosciuto puoi fare tutto. Sì, è come una sorta di mascherina simbolica lo sconosciuto. Claudia, tu hai mai avuto un rapporto con uno sconosciuto? Beh, se un quarto d'ora di conversazione può definirsi una conoscenza approfondita, no. Se invece, ecco, sì, beh, diciamo che quando eravamo più, cioè quando si era più giovani, mi sono resa conto, forse eravamo meno spaventate, forse eravamo nella fase di ricerca. Ho fatto cose che adesso non faccio più, ma le farei. Per esempio? E quindi mi ricordo una volta stavo in questo campeggio di speleologi per un motivo ignoto che adesso non vi sto dicendo in quanto io non pratico la speleologia e dopo 4 giorni così di noia mortale perché non facevo altro che raccontare ho incontrato l'unico altro non speleologo della situazione e forse questa solidarietà, questa solitudine esistenziale ci siamo guardati, ricordo che lui vendeva un suo libro di poesie estemporanee, a me basta molto meno per innamorarmi, quindi... Avete fatto sesso? Hai fatto qualcosa proprio perché era uno sconosciuto di diverso rispetto al tuo ménage quotidiano? La cosa diversa è che in questa situazione di essere sconosciuti entrambi, gli ho detto, senti ma facciamo una cosa, ma perché... Perché non mi dici ti amo? Ma è per finta. Ma è bello ma però. Ma ti amo e io ti dirò anch'io, amore mio. E quindi abbiamo passato tutta la notte, ti amo, amore, anch'io, tesoro, ti voglio sposare. Cosa non mi ha mai detto nessuno, poi alla fine. E quindi questo amore, questa simulazione d'amore l'ho trovato estremamente trasgressivo. Vorrei rimanere sempre con il sesso con lo sconosciuto. Alessia? Sì, nelle fantasie però, soltanto nella fantasia. Tu non l'hai mai fatto? Non l'ho mai fatto, però è la mia fantasia più grande. E cosa ti immagini? Me lo immaginavo già da adolescente, perché viaggiavo col treno e mi mettevo lì e guardavo magari nello scompartimento qualcuno di interessante, uno sguardo interessante, un vestito interessante... E immaginavo che ci guardavamo, come magari è successo a Giorgio, guardo profondo, ci alzavamo e anche se adesso a freddo è una location assurda, però magari chiuderci nel bagno del treno e stare insieme appassionatamente. Ho l'impressione che non sia una location assurda il bagno del treno, perché vedo teste che dicono no. È capitato... C'è anche chi l'ha fatto in aereo, per esempio Elvira. Ho conosciuto uno sconosciuto in aereo, è vero? E poi invece di fermarmi a Roma sono andata con lui a Nairobi, perché il volo andava a Nairobi, cioè magari andava in un altro posto. C'era un Londra-Nairobi con stop a Roma, io devo scendere a Roma e invece c'è stata questa attrazione pazzesca per questo
uomo molto bello, molto più grande di me, io ero molto giovane, e sono andata con lui a Nairobi, un mese sono stata con lui. Com'era? È stato bellissimo. Eh sì, cioè a quel punto ho voluto un pochettino... Ma l'hai fatto in aereo? No, in aereo c'è stato un bacio bellissimo. Io mi sono seduta vicino a lui e lui è stato molto carino con me, mi ha cominciato a chiacchierare con me, io gli ho raccontato un sacco di fesserie, perché poi, voglio dire, mi viene normale. E mi ha dato un bacio. Siccome era molto più grande di me, ho pensato, ma guarda qua questo Befano che ci prova con me, io avevo 20 anni. Com'era a letto? Una volta arrivata a Nairobi? Diciamo che è stato declinato, tutti i verbi sono stati declinati in tutti i tempi. E è stata una grande esperienza che poi mi ha insegnato tante cose, cioè mi ha fatto scoprire tante cose. Cioè era un impastatore. Chi ha comprato il biglietto di ritorno? Lui, ricco sfondato, ricco e spietato, bello. Tyler. Io ho avuto solo una volta un'esperienza con una sconosciuta, è stata devastante. E infatti da quella volta poi ho deciso di fare un'ampia selezione all'ingresso e di testarle, di capire chi c'ho di fronte, perché non ha funzionato. Cioè, io non funziono bene con una persona, cioè? Che non conosco. Nel senso che stavo facendo un seminario di approfondimento di guarigione, era una cosa insomma un po' inerente al mio lavoro, e ho conosciuto questa ragazza che ho trovato molto molto attraente, e a fine seminario lei mi dice che insomma doveva partire e ritornare nel suo paese, era una straniera. E io ho detto, ma se vuoi, se hai del tempo puoi venire a casa mia, ti posso ospitare, io ho una stanza per gli ospiti e insomma possiamo passare la serata insieme. Ero molto attratto, molto affascinato, però non l'avevo vista bene, era una pazza scatenata. E... Cosa ti ha fatto, Tyler? No, era completamente fuori di testa, nel senso, lei chiedeva al suo corpo se era il caso di fare l'amore con me oppure no. Ad alta voce? Sì, no, lei mi ferma, cioè, no, veramente, non vi dico, una cosa incredibile. Perché innanzitutto io ero partito molto tranquillo, tipo, va bene, facciamo un giro di motorino, c'ho il casco anche per te, però mi voglio fare una doccia, insomma, esco fuori dalla doccia per cambiarmi in camera mia e me la trovo tranquilla sul mio letto. E va bene, fino a là non c'era niente di strano. Mi fa capire, insomma, che non voleva uscire e voleva stare con me. Perfetto, va benissimo. Incominciamo il primo approccio, a baciarci, a toccarci, così. A un certo punto lei mi dice, mettiti su di me. E io mi metto su di lei, va bene, cioè non c'è problema. Fermo. No. Mi ha tenuto un quarto d'ora, vi giuro, non sto scherzando, in silenzio, fermo su di lei, perché lei stava comunicando col suo corpo per capire se era il caso di fare l'amore oppure no. Vi giuro, era una cosa allucinante. E tu? Io insomma, che a volte mi forzo ad essere flessibile, aperto e disponibile, ho detto, vabbè, vediamo, però dopo un quarto d'ora non ce la facevo più. E mi era anche passata ogni forma di attrazione, di insomma... Quindi non eri più eccitato? No. A un certo punto lei capisce che il suo corpo ha detto sì, e incominciamo a interagire un po', bellissimo, a un certo punto lei inizia a fare una sorta di lotta greco-romana, e tira fuori una forza disumana, riusciva, insomma io sono pesante, cioè non sembra ma sono pesante, riusciva a sollevarmi col bacino con una forza strepitosa, io dico, questa sei tipo Poltergeist, era proprio, cioè, posseduta. E a un certo punto lei ha iniziato tipo a fare dei suoni strani, che non erano, no, veramente, sembrava posseduta, non erano legati a suoni di piacere, non erano vocalizzi, erano proprio suoni molto molto strani e molto molto alti. A un certo punto io l'ho fermata e ho detto, guarda, senti, Elena, perdonami, c'è la stanza degli ospiti di... Ma Tania, non dovevi dirlo proprio così davanti a tutti! Anche tu, un segreto, vogliamo tenercelo! Io ho detto, scusami, c'è la stanza degli ospiti là, comunque i suoni erano... No. Lei ci è rimasta malissimo. Dopodiché lei ha tentato 2 o 3 volte di entrare in camera mia, e gli ho detto, mi spiace, io sono un ragazzo di borgata, sono nato e vissuto a Roma, non c'ho tanti fronzoli per la... Mi spiace, è troppo semplice, non funziona. Il mio corpo, e gliel'ho detto questo, il mio corpo sta dicendo di no, che dobbiamo fare? E da lì, no, veramente, giuro, da lì ho detto mai più. Adesso io le seleziono, gli chiedo un sacco di informazioni riguardo alla famiglia, al padre, alla madre, perché sennò non si può. Fare filmati porno, fotografie, è una trasgressione? Qualcuno lo fa? Giulia? Sì, a me piace filmarmi, o di essere filmata. E poi cosa fai col filmino? Te lo guardi tu o...? Me lo guardo con mio ragazzo. Lo metti in rete? No. C'è qualcuno che fa foto
E poi le mette in condivisione? Verushka? Sì, io realizzo dei video e delle fotografie erotiche con il mio partner perché a lui piace guardarle sul suo cellulare quando siamo lontani. Però ecco, è una cosa nostra, non è da condividere con gli altri. Vedo Flaminia. Flaminia, che ne pensi, dopo tutti questi discorsi sulla trasgressione e su il modo in cui ognuno vive la trasgressione o non vive la trasgressione, la considera normalità? Ma per me, al di là del rapporto... Tu cosa fai di trasgressivo? Ecco, appunto, al di là del rapporto sessuale, penetrazione, bacio e camera da letto, è tutto trasgressivo per me. Sarò esagerata e noiosa io, ma per me qualsiasi cosa di diverso. Una cosa trasgressiva che hai fatto? Che ho fatto? Niente, credo. Che vorresti fare? Che vorrei fare? Ma una cosa che mi ispira molto è pensare alla scoperta di una donna, credo. Sì, questo sì. Ma cioè, non so se si può parlare di rapporto sessuale, non lo so, perché non... Cioè, non lo vedo, quindi più la scoperta. Però, ecco, una fantasia, poi non so se sarà... Chi lo sa? Allora, adesso vi vorrei far vedere un filmato, un Vox Populi, sulla trasgressione relazionale, cioè quelle persone con le quali è decisamente sbagliato fare sesso. Vediamo il filmato e poi lo commentiamo. La trasgressione fa bene all'amore? Sì. Non c'è una regola, quindi va bene tutto. Beh, fatta col cervello, certo. Andare con una persona dello stesso sesso è trasgressivo? No, diciamo che è quasi naturale. Questo non lo vede la mamma, vero? Sì, secondo me è una trasgressione. Hai mai rubato la fidanzata o la moglie di un tuo amico? E diciamo proprio rubato, no. Sì, diciamo di sì allora. No, secondo me è mancanza di rispetto, non mi piace. No, di solito hanno sempre fatto il contrario con me. No, c'è un codice d'onore che va sempre rispettato. Ho desiderato farlo, però. È più trasgressivo fare l'amore in tre o con la donna di un amico? Sicuramente la seconda. In tre diciamo che ci siamo arrivati quasi tutti. Chi più chi meno. Con la donna di un amico. Far l'amore in tre. Entrambe per me sono inconcepibili. La cosa più trasgressiva che hai fatto? Innamorarmi. Un'orgia con un mio amico. Baciato una donna? Non lo posso dire. Ho fatto l'amore in camera con i miei vicini. Hai una trasgressione che non dirai mai a nessuno? Non te la dico. Ma ce l'hai? Ce l'ho. Ti è mai capitato di andare con una persona con cui non saresti mai dovuto andare? Sì. Una volta ci sono stato 7 anni. Mai. 40 anni di fedeltà. Ti sei pentito? Sì, perché non sapevo il giorno dopo come scappare da casa. Sì, assolutamente sì. Però dopo mi sono ricreduta e sono stata contenta di esserci andata. Trasgressione relazionale, quindi quelle persone con le quali sarebbe meglio non fare sesso. Claudia. Sì, io una volta appunto con un atto sessuale solo ho rovinato la vita di 8 persone, quindi credo di aver scelto proprio l'ultima persona che è consigliabile, diciamo, per il mio equilibrio. Chi hai scelto? Praticamente ho scelto un uomo che, facendovela breve, era l'uomo del quale era perdutamente innamorata la mia migliore amica, nonché il... compagno, era un musicista, il compagno del gruppo del ragazzo che avevo io all'epoca, in più era fidanzato con una donna con tendenze omicide e in tutto questo, quindi tutti conoscevano tutti e diciamo che da questo evento poi mi hanno chiamato Yoko Ono per 3 anni perché a causa mia il gruppo perché si è l'hai sciolto. Fatto? Perché lo amavo. No, perché l'hai fatto? Sapendo che ci fossero in ballo tutte queste relazioni? Guarda, il fatto è che io non me l'aspettavo. Io avevo questo fidanzato, diciamo, che credevo di amare. La mia amica credevo di volerle bene, la ragazza credevo di rispettarla, credevo tante cose. Poi un giorno, così all'improvviso, ci siamo trovati in una situazione contingente insieme nello stesso posto e lui mi ha fatto delle avance alle quali io, diciamo... ho simulato un rifiuto. No, non posso, non vattene via, insomma, tutte queste cose, diciamo che senza neanche rendermene conto mi sono trovata, diciamo, fra
Fra le sue braccia. Fra le sue braccia, utilizziamo questo termine. Va bene. E da lì appunto la cosa si è palesata e non sto a spiegare quello sei che è successo. Sei pentita? Dopo. No, perché io comunque l'ho fatto anche perché questa persona mi sono resa conto in quell'istante che mi andava proprio di fare. Cioè non me ne sono... Quando tu non te ne rendi conto, quando il tuo cervello dice non lo devi fare, mentre lo dice tu sei già avvinghiata, significa che è qualcosa che trascende la tua volontà. E mi sono giustificata con questa motivazione. Deborah invece? Io sono andata praticamente con tutti i fidanzati delle mie amiche. No, adesso ovviamente è paradossale, è esponenziale, sto esagerando. Tu dici per non fare torto a nessuna? Tutti. No, però purtroppo se mi piacevano i fidanzati delle mie amiche io ci sono andata. E le conseguenze non è che rompevo l'amicizia. Allora, Ambra... Per me invece la questione amicizie, eccetera, è esattamente il contrario. Cioè, la trasgressione forse più grande, in effetti, è che tutti dicono che non si dovrebbe andare a letto con i propri migliori amici, perché dovrebbe essere solo amicizia. E invece io ho delle storie di letto con buona parte dei miei migliori amici, che poi nei periodi in cui si fidanzano tutto questo finisce assolutamente, perché io sono molto rispettosa delle fidanzate loro e del fatto che abbiano un bel rapporto. Che ti odieranno, immagino. All'inizio sì, poi mi chiamano, si confidano con me, vivo dei momenti assurdi, mi cercano su Facebook e mi dicono senti, c'ho un problema con lui, che cavolo devo fare? No, mi succedono queste cose assurde. E non sei gelosa, no? No, perché io gli voglio un bene estremo, lo faccio con i miei migliori amici perché per me è la massima espressione di libertà e di condivisione di un godimento che non può avere limite, perché loro sanno tutto di me, so tutto di loro e siamo assolutamente liberi. Chiudiamo con Giorgio, visto che abbiamo parlato moltissimo con Serena, che ci ha raccontato tutte le varie dimensioni della sessualità con suo marito, che per molti sono trasgressione, e invece tu, che nei tuoi racconti ti piacerebbe trasgredire, ma è una cosa che con la tua compagna non faresti. Ma io penso che per chiudere... Bisogna chiudere con una provocazione che poi in realtà... E ci piacciono. Esatto, è una domanda a cui possiamo... Abbiamo sentito di tutto. Il terzetto, il quartetto, il frustino, il ripicchio. Poi sarebbe la... Ecco, la domanda mia è questa qui. Ma se la vera trasgressione non fosse altro che la sana, semplice, tradizionale, cara e amatissima, scopata in due? Questa è la domanda che io... E direi che con questa grandissima provocazione di Giorgio possiamo chiudere questa puntata della Maleducation. Noi vi aspettiamo sul nostro sito www.lamaleducation.la7.it, il forum, lo spazio Pensieri Stupendi è aperto a tutti, ci trovate tutti dentro e vi troveremo tutti dentro. La Maleducation vi aspetta. Buonanotte.